Buongiorno, benvenuti a Smart Italia fase 2. Vi raccontiamo quali sono le lezioni apprese dopo questi giorni di quarantena, quali sono le attività che, intraprese in emergenza, ci porteremo anche nel futuro, perché questa emergenza non sia passata invano. Che cosa abbiamo imparato, Titina? Buongiorno, oggi siamo in compagnia della nostra collega Titina Pigna, responsabile di due progetti con la Regione Basilicata, due progetti distinti. Ecco, Titina, buongiorno, raccontaci brevemente com'è stato questo periodo di passaggio, come te la sei cavata e poi ci dici che cosa ci porteremo in futuro per le nostre attività. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie Claudia per questo lavoro che stai facendo, che ci stai mettendo in rete un po' tutti. Come dicevi tu, io sono responsabile di due progetti in Regione Basilicata, due progetti di assistenza tecnica, uno rivolto appunto al Dipartimento Agricoltura per l'attuazione del programma di sviluppo rurale e l'altro rivolto al Dipartimento Programmazione della Regione Basilicata, ma essenzialmente incentrato sull'accompagnamento all'attuazione e alla rendicontazione di tutti gli eventi realizzati con Matera 2019. Chiaramente sul campo ci sono squadre di lavoro notevoli, ben organizzate, e con le quali l'interazione era anche un'interazione fisica, no? Perché in questo momento noi abbiamo imparato a fare diverse cose. Credo anche che la lezione essenziale sia stata proprio per il nostro istituto, no? Lavorare sulle procedure velocemente, capire come queste potevano essere snellite, capire come organizzarsi velocemente per fare cose anche complesse come diciamo squadre per la valutazione dei consulenti e così via. E penso che da questo punto di vista abbiamo dato una buona prova come organizzazione. È chiaro che le cose andranno affinate e andranno viste. Dal punto di vista di un lavoro di assistenza tecnica, anche qui, diciamo, pur essendo, trovandoci in una complessità, perché spesso organizzare gruppi di lavoro da remoto, gruppi di lavoro che devono lavorare su piattaforme nazionali come le piattaforme SIAN per l'agricoltura, che non sono facilmente condivisibili in altri luoghi, non è stato proprio semplicissimo. Però anche qui c'è stata una immediata e forte reazione perché comunque c'è la convinzione che l'Italia sta attraversando un momento difficile, ma che è un momento in cui tutti dobbiamo reagire e dare il massimo. Quindi io ho trovato anche molta collaborazione da parte dei nostri collaboratori che hanno anche molto apprezzato, quindi ringraziamento a tutti i colleghi anche del settore amministrativo, oltre a quelli dell'ATC. Di aver organizzato velocemente anche tutto il lavoro dei pagamenti, perché hanno molto apprezzato non perdere le loro retribuzioni, e questo è un fattore molto importante. Ecco, quando parli di collaboratori, quanti sono i collaboratori che abbiamo sul territorio con questi due progetti? 149. Quindi Quindi una vera squadra. immaginati che complessità. Tu pensa che noi all'interno del progetto di accompagnamento all'attuazione delle azioni di Matera 2019 abbiamo gestito anche due infopoint a Matera. Abbiamo una squadretta di circa 16 persone che hanno garantito l'apertura di questi sportelli informativi smart molto bene organizzati dalle 9 della mattina alle 10 di sera, tutti i giorni, compresi sabato, domenica, Pasqua, Natale, tutto. Noi abbiamo avuto veramente un flusso di turisti enorme, c'erano gruppi di lavoro che lavoravano, che parlavano più lingue ed è stato proprio con loro che è stato più complicato adesso che le attività dell'InfoPoint sono chiuse per ovvi motivi, organizzare tutto un altro lavoro che abbiamo trasformato, diciamo, in un lavoro in questo momento rivolto soprattutto ai bed and breakfast e alle ristorazioni, sui quali stiamo indagando sui loro disagi e su come organizzare appunto questa famosa fase 2 che speriamo di Ecco, riuscire.
A proposito di fase 2, quindi dopo aver rilevato le difficoltà di questo momento di un settore, parliamo soprattutto del progetto su Matera Capitale della Cultura 2019, come quello del turismo, ecco, che cosa abbiamo imparato, che cosa non potremo più fare o che cosa dovremo sicuramente fare per supportare questo settore nel prossimo futuro? Sicuramente le lezioni che vengono da questo e anche da questa interlocuzione che stiamo avendo con i primi questionari riguardano il tema del aiutare queste imprese che sono spesso familiari nel tipo piccoli bed and breakfast, piccoli agriturismi, ad adeguare tutte le norme igieniche, no? Naturalmente. E a condividere, magari se il pubblico può aiutare, tutto quello che prima era il rischio del cliente, perché se io prenotavo e poi non venivo, pagavo io. In questo caso è chiaro che gli albergatori devono assumersi il rischio del cliente, no? E quindi devono e poi puntare anche ad una comunicazione che è una comunicazione molto diversa, che riguarda soprattutto per quanto riguarda la Basilicata, il rapporto, diciamo, assolutamente naturale del territorio, la possibilità di fare attività all'aria aperta, tutto sommato una buona sanità, perché sia Potenza che Matera hanno degli ottimi ospedali. Insomma, è anche il fatto che il contagio, ecco, è stato minimo e contenuto, per cui, insomma, ecco, io proprio dopo questa intervista abbiamo un'intervista con i colleghi Lanzalone e Susso, con il direttore dell'Agenzia di Promozione Turistica della Basilicata, con il quale appunto stiamo riorganizzando tutta l'assistenza che noi avevamo su Matera e naturalmente in questa fase stiamo aiutando la Fondazione Matera 2019 nella rendicontazione dei progetti e questo grazie a Dio ci siamo organizzati in maniera online nel fare queste cose e insomma sono lezioni però importantissime. Io stesso che vivo lontano dal mio posto di lavoro perché io per raggiungere Napoli o Potenza impiego anche le belle 3 ore al giorno e mi aiutano in questi viaggi infiniti gli audiolibri. Adesso ho ritrovato la possibilità della fisicità del libro di leggerlo e che questo è bellissimo sicuramente. E poi naturalmente per scrivere un progetto, per scrivere una relazione, forse fare 3 ore di macchina al giorno è inutile, si può fare anche da casa naturalmente. Benissimo. Allora, Titina, noi ci prendiamo questa doppia lezione di positività. Uno, perché la Basilicata pare nel quadro delle regioni quella che ripartirà per primo e vi staremo a guardare. Vediamo come lo fate. E questa assistenza sulla ripartenza del settore turismo è un'esperienza che fa da faro per tutto il paese. La seconda, questo dello smart working, perché ci consente di recuperare delle fette di vita personale, che prima forse avevamo un po' perso. Certo, sicuramente, sicuramente. E la gioia di Benissimo. sottolineare un libro non me la toglie più nessuno. È vero. Benissimo, grazie. Ringraziamo Titina Pigna. L'appuntamento con Smart Italia alla prossima puntata. Arrivederci. Ciao, ciao, arrivederci.